J'ai retrouvé le sourire quand j'ai vu le bout du tunnel où nous mènera ce jeu du mâle et de la femelle. Dottore, il tempo ha fatto dei danni ad Amandola. Lei si trova qui per dare una mano a tutte le persone che hanno bisogno, vero? Sì, specialmente persone che io conosco da anni, perché sono stato sia il medico ortopedico dell'INAM in Ascoli e perciò curavo tutte queste persone, sia perché sono stato il primario a Fermo e Porto San Giorgio e tutta questa zona veniva a curarsi in queste parti qui. E mi è molto dispiaciuto quando ho sentito tutto questo disastro che ha colpito questa gente, che in fondo è una gente molto buona, laboriosa, per lo più anziana, e che ha bisogno sempre di una certa assistenza, e sapendo questa disgrazia, io che conoscevo sia il vice sindaco di qui, il sindaco di Coso, mi sono premurato di poter dare una mano a queste persone che sicuramente si trovano in una situazione di notevole disagio. Lei si è adibito un ambulatorio qui? Sì. Sì, allora, siccome qui adesso l'ospedale è completamente disattato, non è più praticamente agibile, hanno messo solamente delle strutture prefabbricate per fare un po' di pronto soccorso ambulatorio. La specialistica praticamente non esiste quasi più per niente, perciò questa gente per curarsi deve venire verso giù la marina, e per una persona anziana che non può tante volte lasciare la casa perché ha animali eccetera, perché qui ma la maggior parte sono persone che erano dedicate all'agricoltura, diventa una cosa molto difficile. Siamo ad Amandola con il sindaco, ci spiega la situazione attuale. Ma la situazione è una situazione abbastanza tragica, difficile potrei dire. Noi abbiamo oltre 900 persone che sono fuori casa con abitazioni inagibili e si sono in parte trasferite, in parte in seconde abitazioni. In più abbiamo attivato i moduli abitativi che si sono stati dati dalla Protezione Civile, dove ci sono oltre 40 persone che sono lì per ora ospiti della struttura provvisoria. È una situazione che va comunque fatta in fretta, più in fretta possibile va recuperata, perché la gente oramai è stanca e sono passati oltre 5 mesi di una vita impossibile fatta di scosse, di neve, di tanta neve, oltre 2 metri, che ci ha messo in serie difficoltà. La sanità a questo punto come si sta svolgendo adesso? La sanità è uno dei nodi più difficili, più preoccupanti per noi. La sanità per noi significa la vita, significa un ospedale più vicino a 50 chilometri, quindi i servizi sanitari per noi sono assolutamente indispensabili. Stiamo premendo forte sull'area vasta 4, vediamo che c'è poca risposta. Stavo dicendo molta distrazione molte volte su quello che si è detto e su quello che si vuol fare. Ma noi saremo fortemente e tenacemente addosso a questo problema, perché per noi è uno spazio vitale. Anche perché qui la gente è anziana, la maggior parte, anche perché portandoli via vuol dire spopolare la città. Esattamente, ma vuol dire anche una sicurezza di vita, vuol dire un'assistenza sanitaria, vuol dire che se dovesse succedere qualcosa tu devi avere, come tutti i diritti, come tutti i cittadini, un minimo di dignità di avere una salvezza, una sicurezza sanitaria. Cioè è impensabile che si possa lasciare 20.000 persone, perché questo è il comprensorio dei Monti Sibillini, che dove venivano all'ospedale di Amandola, lasciare 20.000 persone, un territorio di oltre 700 km quadrati senza un presidio sanitario. Bisogna dirlo e dirlo fortemente, strillarlo, siamo in una situazione di difficoltà e la difficoltà nell'ambito sanitario è enorme e non può essere sottaciuta. Però nonostante la burocrazia, un sindaco che funziona dimostra anche che nella scuola si possono dare dei servizi che non sono attenenti alla scuola, vero? Sì, noi ci stiamo impegnando, ci siamo messi anche a disposizione dell'ASL. Veramente è stato recepito poco, se non
quasi niente della nostra disponibilità. Noi abbiamo messo a disposizione una struttura che era la ex scuola elementare, che l'abbiamo ristrutturata immediatamente nell'arco di pochi giorni, pochissimi giorni. All'interno sono venuti alcuni servizi, per ora solo dei medici di base, dei medici condotti. Abbiamo iniziato anche alcune attività di volontariato, perché la gente non solo è fuori di casa, ma la gente ha difficoltà anche economiche, ha difficoltà tutti i giorni economiche, e ringraziamo in questo caso anche chi fa del volontariato una missione per chi ha di meno e per chi è rimasto indietro. Quindi il dottor Crisostomi, così e i suoi collaboratori, vanno il nostro applauso, vanno il nostro ringraziamento per essere a disposizione di chi veramente si può dire, di chi ha bisogno. Di che cosa ha bisogno urgentemente a Mandola adesso? Ma a Mandola ha bisogno, se dovessi fare un elenco, in primis dopo l'ospedale, la prima cosa è l'ospedale, selezionate, dopo l'ospedale ha bisogno di ripartire, ha bisogno che questo Stato ci faccia iniziare a fare ricostruzione. C'è tanta voglia di ricominciare e di riprendere, c'è tanta voglia di ripartire, ma e quindi lo Stato ci deve mettere a disposizione i mezzi per attivare la ricostruzione, che sia leggera o pesante, purché sia una ricostruzione. Questo è fondamentale, fondamentale, perché la gente vuole rimanere qui e vuole riniziare a alzare la testa.